In vista della prossima sessione di calciomercato estiva, che è appunto alle porte, noi di FCM Sport volevamo proporvi una serie di profili da delineare, una serie di calciatori o talenti che sono pronti a fare il cosiddetto salto di qualità dopo appunto essere esplosi in questa stagione 2021-2022. Quindi tanti giovani interessanti, ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al nostro canale FCM Sport, di supportarci anche sul secondo profilo FC Media TV per rimanere sempre aggiornati sul mondo del calcio internazionale italiano, ma anche appunto per quanto riguarda le news di calcio mercato. Un nome caldissimo che sta girando tra tutti i taccuini e i direttori sportivi italiani e non solo, e che andremo appunto a delineare oggi, è quello di Ahmed Junior Traoré, alla sinistra o trequartista ivoriano del Sassuolo, che sta veramente facendo la differenza con la maglia nero-verde. Sappiamo bene che il Sassuolo è una squadra che per filosofia, per DNA, ha scelto di puntare sui giovani, li ha sempre fatti crescere con grande fiducia, un modello di fatto per tutte le squadre di media classifica italiana, che secondo me dovrebbe appunto far riflettere anche le big del nostro campionato, proprio perché dopo la seconda eliminazione consecutiva alle qualificazioni mondiali dell'Italia, il nostro calcio va riformato e il Sassuolo appunto secondo me rappresenta un modello da seguire, così come anche l'Atalanta o appunto l'Empoli. Ahmed Junior Traoré arriva in Italia da bambino, dopo essere appunto nato in Costa d'Avorio, e quindi cresce calcisticamente nel nostro paese, un qualcosa che sicuramente lo sta aiutando anche in questa fase della sua carriera, perché conosce tutte quelle che sono le dinamiche del nostro sistema e del nostro calcio, che è sicuramente uno dei più tattici e complicati comunque che troviamo in Europa. Arriva con la maglia dell'Empoli in Serie B, fa l'esordio poi sempre con la squadra toscana in Serie A, segnando solo 2 gol, e poi passa al Sassuolo, dove fa 2 stagioni molto interessanti, dimostrando anche qualche lampo di classe, dimostrando il suo talento, ma solamente a sprazzi, 4 e 5 gol rispettivamente le sue reti segnate con la maglia nero-verde nelle sue prime 2 stagioni 2020-2021. Ma quest'anno, in particolare nella seconda parte di stagione, quindi da quando è iniziato il 2022, Traoré ha fatto il suo salto di qualità probabilmente definitivo. Un giocatore che è immarcabile, salta l'uomo con una facilità disarmante, sia sullo stretto sia anche quando ci sono tanti spazi davanti a lui delle praterie, che con la sua velocità riesce a ricoprire. Appunto, è molto difficile per i difensori e per gli esterni andare al suo passo. Poi un'altra cosa che comunque fa la differenza al momento della sua stagione è la sua capacità di tiro, una capacità balistica che devo dire è riuscito nel tempo a migliorare tanto, perché prima magari sbagliava tanti gol, adesso appunto crescendo, trovando spazio e trovando continuità, ha, devo dire, sistemato anche questo piccolo fondamentale, che poi così tanto piccolo non è. Traoré appunto ha segnato 7 gol già in stagione e potrebbe benissimo arrivare in doppia cifra. Ha fatto una doppietta nell'ultima giornata contro l'Atalanta che ha preso appunto il suo concorrente, diciamo, inizio stagione, che era Boga, perché secondo me la partenza di Boga ha fatto la differenza nella crescita di Traoré, ed è una crescita che comunque serve ai giovani, perché da quando Boga è andato via Traoré ha trovato sicuramente più spazio ed è l'uomo che sta fisso sulla fascia sinistra del Sassuolo. Dionisi ormai non può più fare a meno di lui, gli ha dato fiducia, gli ha dato minutaggio, ed è lì che i giovani esplodono. Questo è molto importante da capire, non solo per i dirigenti ma per gli allenatori, avere pazienza con i giovani, e Traoré, devo dire, sta ripagando questa fiducia. Ormai il suo gol, diciamo alla Del Piero, è un marchio di fabbrica di Traoré, appunto, che abbiamo detto parte sulla sinistra, rientra sul destro e sta segnando al momento una valanga di gol. La storia di questo calciatore dal punto di vista delle trattative del calciomercato e quindi contrattuali è molto particolare, perché lui è cresciuto con la maglia dell'Empoli, ha esordito con la squadra toscana, come dicevamo prima, in Serie A, doveva andare alla Fiorentina, ma per una questione burocratica la trattativa non andò a buon fine proprio nelle ultime ore di mercato. Allora Traoré andò appunto al Sassuolo, venne acquistato dal Sassuolo per una cifra che al momento sicuramente è lontanissima dal valore di mercato di oggi, e in sinergia con la Juventus, che versò alle casse neroverdi 1 milione di euro per avere eventualmente una priorità sulle trattative future, una priorità di acquisto. Questo diritto però non è stato esercitato in tempo dalla società bianconera, che ha deciso di andare
verso altri obiettivi. Oggi però bisogna dire che Traoré potrebbe essere una pedina importante nello scacchiere di Allegri, che appunto come alla sinistra oggi ha Morata, e magari Traoré come giovane da far crescere alle spalle di Morata, che comunque in tutto questo deve anche essere riscattato dalla società bianconera, ecco, poteva essere una pedina importante. Ma non è detta l'ultima parola, perché appunto in estate la Juventus potrebbe essere tra le favorite per prenderlo. Registriamo però un interessamento molto forte da parte del Napoli, che come sapete vedrà partire durante quest'estate Lorenzo Insigne in direzione Canada, in direzione Toronto. Quindi Spalletti dovrà sostituirlo sulla tre quarti lato sinistro del campo, e secondo me Traoré rappresenta una grande occasione, non solo perché come Insigne è un giocatore che rientra molto facilmente sul destro e che quindi può inventare da quella parte del campo, ma è un giocatore anche molto veloce, abile, e che è disposto eventualmente ad aiutare in fase difensiva. E poi contrattualmente parlando è un giocatore molto giovane che non ha avuto chissà quale esperienza internazionale, che quindi non pretende uno stipendio molto alto. Quindi questo per De Laurentiis, in questo momento molto delicato economico per tutte le squadre italiane, sarebbe molto importante. Il suo prezzo si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, ripeto, rappresenta una grande occasione soprattutto per alcune squadre, perché poi è importante inserire questo giocatore in un contesto tattico che lo possa poi anche far esprimere al meglio. Quindi secondo me il Napoli potrebbe essere la migliore meta, ma perché no anche la Juventus, che appunto in passato aveva messo già gli occhi su questo calciatore, mentre non credo che altre società come Inter e Milan siano interessate, perché l'Inter gioca con due attaccanti e Traoré non credo che possa esprimersi tanto a tutta fascia come fa Perisic, quindi fare troppi ripiegamenti in fase difensiva. Nel Milan invece c'è al momento Leao, che è l'ala più forte di questo campionato, che salta l'uomo, che fa tanti gol e che è diventato leader di questa squadra. Però chissà che Traoré in futuro non diventi l'ala più forte di questo campionato, non raggiunga quel livello che oggi ha Leao, perché al momento le performance di Traoré sono veramente impressionanti, e chissà come appunto finirà questa stagione, e chissà come andrà la sua trattativa di calciomercato a fine anno. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito come sempre a iscrivervi al canale di FCM Sport, di supportarci sul secondo canale che è FC Media TV, lasciate un like al video e fateci sapere che ne pensate. Traoré è un giocatore da Napoli, è un giocatore eventualmente da Juve, è un giocatore che può definitivamente esplodere nel nostro campionato e chissà anche oltre. Al momento ha anche esordito in nazionale, quindi la sua carriera sta prendendo finalmente forma. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci vediamo al prossimo appuntamento.